Pace e bene a tutti voi, bentornati al nostro telegiornale. I titoli di questa edizione: il Papa Santa Marta dice Chiesa è libera, sia memoria, profezia, speranza, altrimenti schiavizza. Nella messa mattutina il Papa commenta la parabola dei vignaioli omicidi. Altro titolo: Papa Francesco a scuola Socurrentes, il mondo ha bisogno di tenerezza e ascolto. Durante il congresso del 29 maggio Papa Francesco ha dialogato con 12 youtubers di tutto il mondo, annunciate le cattedre scolas e la partita della pace il 10 luglio in Argentina. Un'altra notizia del nostro telegiornale: Nigeria ha liberato in un anno oltre 11.000 prigionieri di Boko Haram. Dal dicembre 2015 l'esercito nigeriano ha riconquistato i territori del paese in precedenza sotto il controllo dei terroristi. Sgombero e rabbia a Ventimiglia. Il vescovo offre gli spazi del seminario. I profughi montano la tendopoli in riva al mare. Papa Bergoglio nomina il Monsignor Migliore, nunzio a Mosca. L'arcivescovo diplomatico della Santa Sede in Polonia era già stato sottosegretario per i rapporti con gli Stati e osservatore permanente all'ONU di New York. E infine, Padre Pizzaballa nominato da Mattarella grande ufficiale. L'onorificenza gli è stata consegnata dal console italiano a Gerusalemme e la Sicilia. Noi riprendiamo le nostre notizie, i nostri titoli. Papa Santa Marta dice Chiesa è libera se ha memoria, profezia, speranza, altrimenti schiavizza. Nella messa mattutina il Papa commenta la parabola dei vignaioli omicidi ed esorta a non dimenticare i doni ricevuti da Dio e a tornare sempre alle radici per non sbagliare cammino. Memoria dei doni ricevuti da Dio. Profezia, per aprire il cuore e capire dove andare, anche a costo di rischiare. Speranza, da sostituire a quella gabbia di norme e precetti che danno un senso di sicurezza. Sono le tre coordinate che Papa Francesco offre oggi alla Chiesa e ad ogni cristiano per il suo cammino di fede nella messa a Santa Marta. Ancora una volta il Papa torna a scalfire quei cuori troppo chiusi all'opera di Dio e al soffio dello Spirito. Lo fa rammentando le parole di Gesù, il quale attraverso parabole smonta le impalcature di legge e prescrizioni con cui scribi e farisei soffocano memoria, profezia e speranza. In particolare viene rievocata la vicenda dei vignaioli omicidi narrata nel Vangelo di ieri, del 30. Questi si rivoltano contro i loro padroni uccidendo uno ad uno i servi che egli inviava a reclamare il raccolto che gli spettava, arrivando pure ad assassinare lo stesso figlio del padrone, l'unico, per evitare che tutta l'eredità finisse nelle sue mani. Una metafora chiara, questa, osserva il Papa, di un popolo chiuso in se stesso, che non si apre alle promesse di Dio, che non aspetta le promesse di Dio e che uccide i servi e il figlio, ovvero i profeti della Bibbia e Cristo, pur di non sentire la loro voce. A questo popolo poco importa della memoria, della profezia, della speranza. A loro, commenta Papa Francesco, interessa alzare un muro di leggi, un sistema giuridico chiuso e nient'altro. La memoria non interessa, la profezia meglio che non vengano i profeti, e la speranza, ma ognuno la vedrà. Questo, dice, è il sistema attraverso il quale loro legittimano. Dottori della legge, teologi che sempre vanno sulla via della casistica e non permettono la libertà dello Spirito Santo, non riconoscono il dono di Dio, il dono dello Spirito, e ingabbiano lo Spirito perché non permettono la profezia nella speranza. È un sistema che San Pietro nella prima lettura del giorno definisce di corruzione, di mondanità, di concupiscenza. Perciò Gesù non risparmia loro alcun rimprovero. Egli, commenta Papa Bergoglio, durante i 40 giorni nel deserto ha subito la tentazione di perdere la memoria della sua missione, di non dare posto alla profezia, di preferire la sicurezza al posto della speranza. Per questo ora grida: voi girate mezzo mondo per avere un proselito e quando lo trovate lo fate schiavo. Questo popolo così organizzato, questa chiesa così organizzata fa schiavi, esclama il Papa. E richiama le parole di San Paolo quando parla della schiavitù, della legge e della libertà che ti dà la grazia.
Un popolo è libero, una chiesa è libera quando ha memoria, quando lascia posto ai profeti, quando non perde la speranza. Papa Francesco a Scholas Occurrentes dice: il mondo ha bisogno di tenerezza e ascolto. Durante il congresso del 29 maggio, Papa Francesco ha dialogato con 12 youtubers di tutto il mondo. Annunciate le cattedre Scholas e la partita della pace il 10 luglio in Argentina. Il pensiero pedagogico di Papa Francesco è stato il tema al centro della seconda giornata del congresso mondiale della Fondazione Scholas Occurrentes, che si è svolta il 29 maggio nella Casina Pio IV in Vaticano, alla presenza dello stesso pontefice. L'evento, che si conclude domani, cioè il 30, con l'udienza del Papa nell'aula nuova del Sinodo, ha riunito i rappresentanti di oltre 40 università di tutto il mondo, tra cui la LUMS di Roma, e ha visto la partecipazione di tre stelle del cinema, Richard Gere, George Clooney e Salma Hayek, che hanno ricevuto un premio dall'Organizzazione Internazionale di Diritto Pontificio per il loro impegno a favore dei giovani delle periferie. Intervenuto nel pomeriggio, Papa Bergoglio ha parlato ai presenti di dialogo. Non bisogna avere paura di dialogare, il dialogo è un ponte, ha detto. Nel dialogo tutti vincono, nessuno perde. Nella discussione c'è uno che vince e uno che perde, ma in realtà perdono entrambi. Il dialogo è capacità di ascolto e mettersi al posto dell'altro, tendere ponti. Lui da parte sua ha dialogato con i 12 youtubers provenienti da diverse parti del mondo, ringraziandoli per avermi regalato un po' di gioventù. Sono contento che svolgete il tipo di lavoro che dite, ha aggiunto, seguendo una linea di bellezza. È una grande cosa. Predicare la bellezza e mostrare la bellezza aiuta a neutralizzare la violenza. Il pontefice ha inoltre raccomandato ai videomaker di aiutare i loro seguaci che si sentono persi nella vita. È possibile creare un'identità virtuale, far parte di questo circolo almeno virtualmente. Da lì, però, si può iniziare a prendere un cammino di ottimismo e speranza. Papa Francesco ha poi risposto ad ognuna delle loro domande. Ad una ragazza che gli domandava della sua elezione di 3 anni fa sul Soglio di Pietro, ha detto: «In realtà non pensavo neppure che mi avrebbero scelto, ma da quel momento Dio mi ha dato una grande pace che dura anche oggi. Questa è una grazia. Grazie a questa pace non ho mai pensato di smettere di fare il Papa, né di lasciare per le troppe responsabilità. Per natura sono un po' incosciente e quindi continuo». Invece a un youtuber israeliano che affrontava la delicata questione dell'unità delle religioni ha spiegato che si pensa che l'unità sia uniformità, ma invece è relazione di differenze. Ribadendo poi dice che il mondo ha bisogno di tenerezza, ascolto e di camminare insieme, e ha sottolineato: quando i popoli si separano, le famiglie si separano, gli amici si separano. Nella separazione solamente si trova l'inimicizia, incluso l'odio. Invece quando ci si unisce, si dà amicizia sociale, amicizia fraterna, si dà una cultura dell'incontro che ci difende da qualsiasi tipo di cultura di scarto. Per l'occasione il pontefice ha poi lanciato l'iniziativa social Ask Pope Francis, è comunicato che il prossimo 10 luglio si giocherà la partita per la pace in Argentina, dove tra l'altro il governo ha assicurato che sarà varata una legge di Stato a favore di Scholas Occurrentes. Durante il congresso è stata poi annunciata la nascita delle cattedre Scholas, un'iniziativa in campo accademico che coinvolge una rete di università che vogliono approfondire la pedagogia di Francesco e tradurla non solo in oggetto di studio, ma anche in occasione di contatto con le realtà che hanno bisogno di essere sostenute. Nigeria, liberati in un anno oltre 11.000 prigionieri di Boko Haram. Da dicembre 2015 l'esercito nigeriano ha riconquistato i territori del paese in precedenza sotto il controllo dei terroristi.
Sono 11.600 terroristi i prigionieri in Nigeria del gruppo terrorista Boko Haram liberati nel corso del primo anno di presidenza di Muhammadu Buhari. La notizia è stata diffusa dalla presidenza attraverso un comunicato, secondo cui il trasferimento a maggio 2015 del centro di comando militare della Nigeria a Maiduguri ha contribuito al successo nella lotta contro la guerriglia nella parte nordorientale del paese. Da dicembre 2015, informa la nota presidenziale, l'esercito nigeriano ha riconquistato tutti i territori del paese in precedenza sotto il controllo Boko Haram. Un risultato ottenuto anche grazie al finanziamento di 21 milioni di dollari alla Multinational Joint Task Force, una forza multinazionale formata principalmente da unità militari provenienti da Benin, Camerun, Chad, Niger, Nigeria, con sede a N'Djamena in Chad, allo scopo di porre fine alla rivolta di Boko Haram. Sgombero e rabbia a Ventimiglia. Il vescovo offre gli spazi del seminario. I profughi montano la tendopoli in riva al mare. Saltano i picchetti e le tende viola e blu finiscono nei sacchi e nei borsoni. Scade all'una l'ordinanza del sindaco Enrico Ioculano, quella che sfratta dalle sponde del fiume Roia i 200 migranti accampati ormai da 3 settimane. Due i loro obiettivi: non farsi identificare per non essere costretti a rimanere in Italia e varcare il confine con la Francia. Loro se ne vanno, ma non lontano. Non cerchiamo lo scontro con la polizia, rivela Ahmed, 20 anni, sudanese, uno dei pochi che spiccica qualche parola d'italiano, ma non sappiamo dove andare e non ce ne andremo. Un'ora dopo, in riva al mare, il nuovo accampamento. C'è chi improvvisa una partitella, chi gioca a tennis, chi ascolta la tromba suonata da un ragazzo italiano. Ho già provato 4 volte ad andare in Francia, rivela un giovane eritreo. Se serve, continuerò all'infinito. Il risultato della giornata è spiazzante, come se una macchina del tempo avesse riportato il calendario a un anno fa, alla crisi dei migranti sugli scogli, ai 100 giorni dell'accampamento ai Balzi Rossi davanti alle divise schierate sul confine costiero di San Ludovico. Arriva la sera e la tensione torna a salire, lo sgombero è atteso e imminente. Alcuni stranieri decidono di spostarsi ancora, vanno verso Campo Rosso, verso la foce di un altro fiume, il Nervia, a 1 chilometro di distanza. Un secondo gruppo di immigrati e No Borders si dirige verso la chiesa di San Nicola da Tolentino. Ma quando una ragazza cerca di entrare in chiesa, il sacerdote chiude la porta. È un gruppo numeroso quello che si raccoglie nei giardini davanti alla parrocchia. Un giovane tenta di scardinare una finestra. Arrivano i carabinieri, allontanano tutti, ma dietro le quinte va in scena una trattativa che fino all'ultimo cerca di evitare la soluzione di forza. Il vescovo di Ventimiglia, Antonio Sueta, il sacerdote che risolse l'anno scorso la crisi dei migranti sugli scogli, è di nuovo in campo, offre una soluzione di mediazione, una tendopoli nel seminario. Papa Bergoglio nomina Monsignor Migliore Nunzio a Mosca, l'arcivescovo diplomatico della Santa Sede in Polonia, era già stato sottosegretario per i rapporti con gli Stati e osservatore permanente all'ONU di New York. Papa Francesco ha trasferito a Mosca il nunzio in Polonia, arcivescovo Celestino Migliore. Già sottosegretario per i rapporti con gli Stati, Monsignor Migliore è stato anche osservatore permanente all'ONU di New York. Il Papa ha deciso di destinarlo alla nunziatura presso la Federazione Russa perché possa seguire stabilmente anche i rapporti con il Patriarcato di Mosca. Nato in Piemonte, Migliore è stato ordinato sacerdote il 25 giugno 1977. Ha studiato presso lo Studio Teologico Interdiocesano di Fossano. Ha poi ottenuto un dottorato in diritto canonico presso la Pontificia Università Lateranense. Ha studiato presso la Pontificia Accademia Ecclesiastica, diplomandosi nel 1977. Nel 1980 è entrato nel servizio diplomatico della Santa Sede. Fra il 1980 e il 1984 ha lavorato presso la Delegazione Apostolica dell'Angola e poi presso quella dell'Organizzazione degli Stati Americani fino al 1988. In seguito, per un anno, ha lavorato presso l'Annunziatura Apostolica in Egitto e poi a quella di Varsavia. Il 14 aprile 1992
è stato nominato osservatore permanente della Santa Sede presso il Consiglio d'Europa. Fra il 1995 e il 2002 è stato sottosegretario alla sezione per le relazioni con gli Stati della Segreteria di Stato della Santa Sede, occupandosi anche delle relazioni con i paesi asiatici che non intrattenevano relazioni diplomatiche con la Santa Sede. Il 30 ottobre 2002 è stato nominato osservatore permanente della Santa Sede presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite ed elevato alla sede titolare di Canossa con dignità di arcivescovo. Pizzaballa, nominato da Mattarella grande ufficiale. L'onorificenza gli è stata consegnata dal console italiano a Gerusalemme, la Sicilia. La motivazione: il suo mandato ha costituito un cristallino riconoscimento dell'autorevolezza a cui ha sempre improntato il proprio servizio, animato da un inestinguibile slancio verso la promozione del dialogo interreligioso. Padre Pierbattista Pizzaballa, ex custode di Terra Santa per 12 anni, è stato insignito dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dell'onorificenza di grande ufficiale dell'Ordine della Stella d'Italia. Il riconoscimento gli è stato consegnato il 25 maggio dal console italiano a Gerusalemme, Davide La Cecilia, in una cerimonia in residenza alla quale hanno partecipato il Patriarca Latino, Monsignor Fuad Tualle, il delegato apostolico Monsignor Giuseppe Lazzarotto e il vicecomandante generale dell'Arma dei Carabinieri Antonio Ricciardi. La Cecilia ha ricordato il lungo mandato di Pizzaballa che, come si legge nella motivazione, ha costituito un cristallino riconoscimento dell'autorevolezza a cui ha sempre improntato il proprio servizio, animato da un inestinguibile slancio verso la promozione del dialogo interreligioso. Punto di riferimento stabile e di massimo affidamento, si legge ancora nella motivazione, il padre custode è stato partner di altissimo livello nella realizzazione di progetti culturali di grande spessore e significativo impatto sulla collettività locale che hanno contribuito al consolidamento della comunità cristiana in Terra Santa. Sono rimasto piacevolmente sorpreso, è un grande onore, ha detto Pizzaballa. Ho servito la Chiesa, ma penso che sia servita anche la mia esperienza di italiano all'estero in una regione così complessa. Pizzaballa è stato sostituito in questi giorni nel suo incarico da padre Francesco Patton, nominato dal Governo Generale dell'Ordine dei Frati Minori e approvato dalla Santa Sede. Alcuni avvisi per coloro che frequentano il nostro santuario a Cagliari. Giovedì 2 giugno, come ogni giovedì, avrà luogo l'esposizione e l'adorazione del Santissimo Sacramento per chiedere al Signore il dono di numerose sante vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata. Lo stesso giorno, 2 giugno, a Smolas avrà luogo il convegno regionale dei gruppi di preghiere di Padre Pio. Venerdì 3 giugno, primo venerdì del mese, alle ore 18, avrà luogo un'ora di adorazione seguita dalla Santa Messa. Sabato 4 giugno avrà inizio il Triduo solenne in preparazione alla festa in onore del Beato Nicola da Gestori. Predicherà il Triduo Padre Gianluca d'Achille. Il programma dei festeggiamenti potete leggerlo anche in questo sito. Ma per chi non lo sapesse, comunque, ricordo che il giorno 4, dopo la messa della sera delle 19, alle ore 20 avrà inizio la processione per le strade cittadine, la processione col simulacro del Beato Nicola. Per chiudere, ecco, vi proponiamo alcune immagini girate da Cappuccini TV in occasione della processione cittadina del Corpus Domini lo scorso 29 maggio. La processione ha avuto inizio dopo la messa delle 19 in cattedrale e dopo aver percorso alcune vie importanti del centro di Cagliari si è conclusa in via Roma nel piazzale di fronte alla Darsena del Porto. Il nostro telegiornale è terminato, ci congediamo da voi salutandovi col saluto francescano di pace e bene.